Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le pastiglie Bolk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Per cambiare le pastiglie dei freni, dovrai sollevare la parte anteriore dell'auto e togliere le ruote. In tal modo avrai completo accesso alle pastiglie. Molla i bulloni delle ruote anteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Gira il disco verso fuori. L'operazione sarà più facile. Inserisci un cacciavite piatto nell'estremità esterna della fessura sul davanti della pinza. Fai leva col cacciavite e tira verso di te per farla uscire. Così farai rientrare il pistone. Prima di passare alla fase successiva, assicurati di aver spinto dentro il pistone finché va. Usa una chiave a bussola con inserto da 14 per sbloccare le due viti della colonnetta. Adesso puoi rimuovere la pinza e fissarla su una delle spire della molla dell'ammortizzatore. Rimuovi le pastiglie facendole scorrere via dal disco. Usa una spazzola metallica per pulire il supporto delle pastiglie. In tal modo ti sarà più facile rimontarle. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Trovi i pezzi e i prodotti Bolk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi le nuove pastiglie. Ungi con grasso al rame la parte esterna delle nuove pastiglie. Inserisci le nuove pastiglie nel supporto, facendole scivolare dentro. Adesso rimetti a posto la pinza e riavvita le viti della colonnetta. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco. Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.